che siete qui convenuti, grazie al vicepresidente del Senato Emma Bonino, grazie al ministro della Salute Balduzzi, grazie agli onorevoli Paola Binetti, Maria Antonietta Farina Coscioni e Maurizio Turco, Paolo Fontanelli, parlamentare del Partito Democratico, ci ha comunicato che a causa di un'influenza che ha contratto non sarà qui con noi. Ci sono invece il professor Gitti, la dottoressa Virginia Ravaioli e Beni in sala. Saluto perché li conosco, li saluto loro due, ma saluto con loro due tutti quanti voi che siete venuti, la presidente dell'associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, e la sua presidente Mina Uelli. Il tema di questo convegno: verso gli stati generali degli indicatori sociali della disabilità. E già da queste prime parole, verso gli stati generali, si indica evidentemente la volontà di un percorso, di una possibile direzione nella quale si può e si vuole procedere, si intende lavorare. Io mi fermo subito qui per alcune ragioni. La prima è che il programma, nonostante il pomeriggio, è estremamente ricco e il tempo vedrete che volerà, sarà molto poco per affrontare le varie tematiche problematiche, e preferisco dunque non sottrarre il tempo e limitarmi a una funzione di vigile del traffico, diciamo così. E l'altra ragione è che la vicepresidente del Senato, Emma Bonino, a cui do subito la parola, ci ha comunicato di avere a breve altri impegni e quindi, siccome ha trovato il tempo e la possibilità di venirci a dare un saluto, le cedo subito il microfono. Grazie Walter, signor Ministro, colleghe e colleghi. In effetti, per scendere terra a terra, il mio altro impegno consiste nel fatto che devo chiudere gli scatoloni. E no, lo dico perché qui sembra che chissà che non voglio fare, invece devo proprio lasciare l'ufficio, chiudere gli scatoloni, e ho gentilmente a disposizione il servizio traslochi del Senato appunto oggi pomeriggio, quindi alle 3:15 non potevo cambiare, no, era per non spararmi cose, insomma, devo chiudere gli scatoloni. Questo non vuol dire chiudere, diciamo, un impegno politico, in particolare su un altro tema come questo, su cui sono dire due o tre cose, che segna parte del mio impegno e soprattutto certamente grandissima parte, diciamo, della Galassia Radicale in senso lato, a partire dall'Associazione Luca Coscioni. E in un'occasione come questa non solo torna di pertinenza e di puntualità, ma secondo me raddoppia di pertinenza e di puntualità quello che è stato uno degli slogan più felici coniati appunto da Luca Coscioni: dal corpo dei malati al cuore della politica. La differenza che metterei in questo contesto di cui parliamo è per quanto riguarda malati, perché effettivamente qui stiamo parlando di situazioni che potrebbero avere grandissima sollievo rispetto a condizioni, in questo caso dei disabili uditivi, ma non solo, se più attenzione, anche l'utilizzo più puntuale anche di ricerche e di nuove tecnologie, potrebbero forse fare in modo che un sordo non diventa anche muto. Perché questo è poi l'aggravio, diciamo, del settore, per tutti voi vi occupate in particolare. Io non entrerò nel merito del settore specifico che sarà l'oggetto non solo degli interventi che mi seguiranno, ma sarà l'oggetto soprattutto della presentazione, immagino, del professor Gitti, che è anche l'autore di questo libro che consiglio a tutti. In questo brevissimo intervento di introduzione volevo inserire questo tema su un contesto un po' più ampio, diciamo, proprio per dare il senso della rilevanza del settore che voi trattate. E ringrazio Carlo Troilo perché mi era sfuggito
che mi ha segnalato tutto un supplemento uscito sul Mondo poco tempo fa per quanto riguarda il grande problema della dipendenza e degli effetti sociali della dipendenza. Lo dico perché senza che ce ne rendiamo conto o senza che ci siano state messe delle in atto politiche adeguate da molti punti di vista, in realtà sta cambiando la composizione sociale e anagrafica di tutta l'Europa e viviamo in una situazione in cui alla disabilità, per esempio uditiva, che non ha un connotato ovviamente relativo all'età, ma se voi ampliate questo tipo di dipendenza o comunque ad un fattore che è quello del avanzamento, dell'aumento drammatico, diciamo, drammatico lo dico per le conseguenze se non si fanno politiche adeguate, della speranza di vita dei cittadini, per esempio europei, non ci troveremo di fronte, non avendo messo in atto politiche diciamo, di sostegno preventivo, usando tutto quello che c'è da usare, non ci troveremo di fronte ad un enorme problema sociale. In Italia posso già immaginare che sarà un enorme problema sociale, come sempre scaricato sulle famiglie, che poi è anche un modo un pochino ipocrita di dire, perché poi è scaricato sulla parte femminile delle famiglie e sulla parte delle famiglie in senso di bilancio complessivo. E in altri paesi dove non esiste neppure questa diciamo rete di sostegno, ci si trova di fronte ad un enorme problema sociale che non si è visto arrivare, oppure lo si è visto arrivare non è stato affrontato con politiche adeguate. E su questo supplemento di Le Monde, che ha cifre ovviamente relative alla Francia, ma non ho, come dire, modo di pensare che l'Italia sia un paese totalmente diverso, sia in termini di disabilità, sia in termini di crescita anagrafica, sia in termini di spese per quanto riguarda welfare o comunque più dedicate a questo tipo di problemi, sono due paesi che si assomigliano obiettivamente e i dati che vengono fuori sono dati davvero allarmanti. E chi si è interessato lo vede, ma la mia impressione è che, data anche la composizione, siano poi dati applicabili anche da noi, e penso che l'importanza di un convegno come questo, come dice anche la cartellina di introduzione, cioè quello di uscire dall'Accademia e cercare di farne un dibattito d'opinione pubblica, perché qui non si tratta né di un dibattito ideologico né di un dibattito, diciamo, d'altro tipo. Come avete visto, è vero che si può essere grandi avversarie politiche, ma non per questo si è nemiche, peraltro questo è uno dei temi, quello della disabilità, che peraltro non è neanche, come si dice, eticamente sensibile, è socialmente pesante, ma almeno questo, come si dice, non è eticamente sensibile. Questo è il tipo di temi che dovrebbe veramente trovare una energia trasversale, perché quello che abbiamo di fronte è semplicemente il futuro prossimo del nostro paese, il presente delle disabilità attuali non affrontate in modo adeguato e che rischiano di esplodere e di crescere in modo esponenziale, proprio perché si combineranno ad altri tipi di dipendenze e ad altri tipi di disabilità, magari quelle semplicemente dovute all'età. Se voi pensate dei pochissimi, una cosa che mi ha colpito, perché io non avevo, io stessa, che poi sto piuttosto attenta alla questione, diciamo, demografica, io non avevo veramente avuto presente l'entità del problema. Cioè, di che cosa parliamo quando parleremo di dipendenza, diciamo, semplicemente dovuta all'età, che si addiziona alle dipendenze dovute a disabilità non affrontate, perché poi è vero che
parecchie ricerche anche tecnologiche fanno sì che tutta una serie di disabilità possano essere, diciamo, contenute. Noi l'abbiamo visto diciamo, con Luca, l'abbiamo visto con Piero, ovvero per fortuna si spera che le ricerche tecnologiche non servano solo alla libera circolazione dei capitali, ma si può anche addirittura sperare che le ricerche e le conquiste tecnologiche possano anche servire non solo a spostare alla velocità della luce capitali derivati e che più ne metta, ma possano anche essere applicate invece per il miglioramento spesso sostanziale delle vite delle persone. A volte non ci si rende conto, lo dico per le famiglie che non hanno questo tipo di problemi, capita spesso di parlare con amici e colleghi che non hanno, per loro fortuna, questo tipo di problemi, e tu riscontri una situazione di ignoranza, come dire, sia dell'entità, diciamo, del problema, anche individuale, perché se poi viene scaricato sulla famiglia, è chiaro, non è solamente un problema economico. E non è appunto solo un problema economico, non è che se invece dei 500 euro passiamo e già non ci sono le risorse, ma insomma, non è che se tu passi da 500 a 700 euro, che tra virgolette, per carità, ben venga, non ci manca pure quello, si risolve o si allevia un problema che è quello del carico familiare, che è quello della cura e dell'assistenza, ed è quello dell'accompagnamento molto spesso, ed è quello di essere poi gli interpreti di chi, per esempio, sordo è diventato anche muto e quindi ha una dipendenza, una disabilità che si aggrava, che potrebbe essere curata. E devo dire che questa è una tutto un tipo di materia di cui sarò per sempre riconoscente a Luca e a Maria Antonietta, prima di tutti gli altri, di avermi messo di fronte con una non voluta da parte loro, ma da me sentita, con un pugno allo stomaco che non si dimentica, no? Spesso capita che gli incontri ti cambiano la vita, o comunque ti cambiano certe sensibilità. E per me la voce metallica di Luca, la voce del computer, è una di quelle cose che da quando l'ho sentita la prima volta veramente non la scorderò mai. Mi ha costretto ad avvicinarmi a un grande problema sociale di cui, per fortuna, evidentemente non mi ero mai dovuta occupare. Ed è proprio uno di quei temi che se uno non prova non capisce, tra virgolette. Succede anche in altri settori, questo è proprio uno di quei temi, cosa voglia dire avere una persona non autonoma in casa, questa è proprio una di quelle cose che, visto dall'esterno, finché non lo provi, francamente non riesci a capirne tutte le implicazioni, i vincoli, ma anche, diciamo, le limitazioni psicologiche, le tensioni che ti portano, e ovviamente anche il tipo di incomprensione che il cittadino si pone quando dice: ma insomma, se la tecnologia consente ad un cittadino disabile di vivere in modo meno disabile, com'è possibile che non arriviamo a questo tipo di civiltà? Io non la voglio fare lunga, però mi sono grata di questo tentativo, intanto del titolo che ha già ricordato Walter Vecellio, Verso gli Stati Generali, perché questo vuol dire un impegno di un inizio di un percorso, come si dice, o comunque di una campagna che deve uscire dall'Accademia sicuramente, ma deve anche uscire e cercare il modo più deve uscire, diciamo, da chi ne è vittima. Bisogna assolutamente che troviamo il modo di parlare alla società complessivamente. Bisogna fare in modo che anche i cosiddetti sani siano partecipi a questo tipo di sforzo, perché non è un problema di categoria, è un problema eminentemente di società e di come si evolve la società, ed è un problema di cittadinanza e di diritto ad una cittadinanza dignitosa, proprio perché la società è fatta di più abili, di meno abili, di dipendenti. Ed è un problema, ripeto, che dobbiamo trovare il modo di farlo uscire dal settore, già di per sé enorme per la verità,
di chi ne è vittima. Infine, una richiesta anche di coraggio anche alle famiglie, ai genitori, eccetera. Ancora esiste, e non lo dico a voi visto che avete preso questa iniziativa, ma ancora esiste quasi spesso in molti nuclei familiari come se ci fosse un senso di vergogna. Per avere un figlio o un parente, diciamo, meno abile di altri. Ed è una delle cose che spiega un po' il silenzio, ed è come se appunto la disabilità, più o meno accentuata, più o meno grave, fosse vissuta come non solo un'imperfezione, lo è di tutta evidenza, uno è meno abile di altri, questo è chiaro, ma vissuto come se fosse come un dato di vergogna in buona sostanza, e questo è un ostacolo molto difficile da superare perché tocca tutta una serie di questioni anche emotive, psicologiche all'interno del nucleo familiare, nel rapporto tra la famiglia e il contesto attorno, nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni. Per questo credo sia molto benemerito invece la possibilità che voi avete deciso di percorrere, di parlarne pubblicamente, proprio perché non può essere limitato che i ciechi si occupano dei ciechi, i sordi dei sordi e avanti di questo passo, perché secondo me in questo modo, ed è vero che poi le esigenze possono essere specifiche di questa o quella parte della società, ma questa divisione non fa la forza. E credo che la richiesta di una cittadinanza dignitosa nel limite del possibile, anche tecnologicamente parlando, finanziariamente parlando, io credo sia l'obiettivo che ci può unire in tanti, abili o meno abili o disabili, perché credo che questa possa essere un'alleanza civile, di senso civile, di senso di cittadinanza, e come tale un'alleanza virtuosa. Credo dobbiamo avere anche lo sforzo di raggiungere tutti i livelli possibili in termini di sensibilizzazione. Mi fa piacere che ci sia il ministro, che tra l'altro avrà altre responsabilità comunque, quindi sarà, me lo segnalo, che potrà essere un punto di riferimento, così avete nomi, cognomi, a chi rivolgervi e su chi fare pressione, ma credo sempre che... pericoloso, dai. No, io poi no, l'hai voluto, adesso siamo molto contenti, l'hai voluto, il Parlamento ci sarà insieme ad altri, e quindi vi abbiamo qui convocati semplicemente per dire non molleremo, e anche in questa assenza istituzionale, peraltro dolorosa, non ho problemi ad ammetterlo, cercheremo di trovare però dei portavoce da sostenere o da stimolare o per fare delle proposte. Nella concezione che è un problema di società ed è un problema di cittadinanza decolosa. Io in questo modo lo vivo qualunque sia il tipo di disabilità. Grazie per avermi ascoltato. Grazie, grazie al Vicepresidente del Senato Babonino. I lavori adesso proseguiranno con l'intervento del Ministro Balduzzi, anche lui so che ha degli impegni del pomeriggio, non pregherei però di restare per ascoltare l'intervento successivo del Professor Gitti, che già ci è stato annunciato, perché ha delle cose, credo di aver capito, a cui chiede che il Ministro ascolti. Emma Bonino ha, nel suo intervento, per quanto conciso, ci ha dato parecchia carne al fuoco, ci ha sottolineato come queste tematiche debbano uscire dall'Accademia, e ha sottolineato più volte si tratta di un problema sociale. In effetti, sfogliando l'ultima pubblicazione del Professor Gitti, ci si imbatte in un capitolo dove appunto si dibatte, si descrive la dimensione di un fenomeno che credo sia sottostimato o almeno sottoconosciuto da molti di noi, e successivamente seguito da un altro capitolo,
non meno importante, l'infelicità di tanti disabili falsamente integrati. Ecco, Emma Bonino ha parlato, signor Ministro, di un tema sociale che non dovrebbe dividerci in quanto non fa parte di quelli che vengono definiti temi eticamente sensibili, e tuttavia sono largamente disattese queste questioni. A questo punto lei che è un uomo di governo, lei che fa politica e quindi da cittadino, come mai si assiste a questo fenomeno? Come mai un tema che dovrebbe vederci tutti concordi, tutti solidali, invece è così largamente disatteso? E se mi permette, anche perché l'ha sollevato la stessa Bonino, la questione, se così si può dire, della ricerca. Tante eccellenze che per essere valorizzate vanno all'estero e impoveriscono il nostro paese, e noi che appunto siamo come paese, come Italia, fanalino di coda rispetto agli altri paesi progrediti. Signor Ministro, a lei la parola. Ci siamo messi d'accordo con il professor Gigli, ma l'ho trattato adesso, quindi non potevo dirglielo prima, per invertire, cioè il professor Gitti scinderà il suo intervento in una parte che ha senso che ascolti io, perché non ha molto senso che io parli, che ascolto e poi scappo. Allora lui parla, io se sono capace interloquisco, dopodiché scappo, per cui se lei ce lo consente parlerebbe prima il professor Gitti. Ha messo? Buonasera a tutti. In particolare buonasera alle donne, oggi è la festa delle donne. E sì, ci siamo messi d'accordo con il signor Ministro perché lui deve partire, quindi io farò semplicemente una carrellata su quello, sui temi che andrò a trattare, magari successivamente se ci sarà l'interesse e se ci sarà possibilità. Devo dire che noi non ci rendiamo conto di quanto siano importanti le cose che possediamo. Una di queste cose è la lingua. La diamo per scontata. La lingua consente l'integrazione, l'inclusione, la partecipazione, la soddisfazione, la gioia, la serenità, la tranquillità, la relazione, la conoscenza, insomma, consente il benessere. Non c'è abilitazione senza benessere e non c'è benessere senza lingua. La lingua di tutti, come diceva Don Milani, è solo la lingua che ci fa uguali. Questo sicuramente l'abbiamo percepito se ci è capitato di andare in un paese straniero di cui non conosciamo la lingua. L'insicurezza ci assale. Ho avuto la fortuna di collaborare con Don Milani. È la prima volta che sono andato a Barbiana, come a tutti quelli che arrivavano a Barbiana, veniva data la possibilità, anzi, obbligato, mi veniva obbligato a fare il docente. Io andai per insegnare a parlare a Marcello. Mi fece mettere a sedere in questa stanza con tutti i ragazzi di varie età seduti e mi disse: tu di che cosa ti occupi? Di linguaggio. Allora, che lingua hai studiato? Il francese. Beh, allora potresti fare una comparazione tra la fonetica italiana e la fonetica francese. Io ero giovanissimo e cominciai a far fogliare qualcosa e tutti questi bambini, ogni volta che usavo una parola, mi chiedevano cosa vuol dire. Mi massacrarono. Perché
e da allora mi accorsi che la parola è veramente onnipotente, che veramente senza la parola saremo veramente handicappati. L'handicap più grave non è la sordità, è l'assenza della lingua. Perché ho fatto questo racconto? Perché oggigiorno noi utilizziamo termini senza condividerne il significato, o per motivi professionali, o perché questi termini hanno assunto un significato diverso con il progresso. E qui mi soffermo sul termine sordo. Che vuol dire essere sordo? Chi è sordo? E sembra una domanda banale, eppure tutte le volte che io ho occasione di, anche all'università, di fare lezione, eccetera, faccio scrivere a tutti la definizione di sordo. Ognuno di noi dà una definizione parzialmente giusta, ma sicuramente non esaustiva. E questo comporta successivamente una confusione a livello abilitativo, diagnostico, a tutti i livelli, legislativo, una confusione che non giova a nessuno, anzi, forse a qualcuno giova, ma non certo ai sordi. Allora, la prima cosa che io vorrei che ci si mettesse d'accordo una volta per tutte, finalmente, definissimo, e soprattutto l'istituzione dovrebbe essere quella che definisce, sentiti i pareri degli esperti ovviamente, chi sono i sordi, perché altrimenti, come sta succedendo oggi, ognuno può dire tutto e il contrario di tutto in modo assolutamente, tra virgolette, corretto. Chi è sordo? Se io vado per la strada e vedo un soggetto con gli occhiali, non dico che è cieco. Se vedo uno che è sordo, se vedo uno con le protesi, dico che è sordo. La legge, a me dice che sono sordi tutti coloro che hanno una perdita di 65 decibel a orecchio nudo nell'orecchio migliore. Queste classificazioni sono state fatte prima dell'avvento, senza tenere presente, della protesi acustica. La voce di conversazione è 60 decibel. Se tu hai una perdita di 65 decibel, sei sordo. Ma se ti metto le protesi, sei udente. Allora, chi sono i sordi veri? Perché è importante sapere chi sono i sordi veri? Perché poi, dal punto di vista organizzativo, riabilitativo, da tutti i punti di vista, è importante per organizzare i servizi, eccetera. Allora, dopo l'avvento della protesi, i sordi veri sono rimasti tanti quanti erano prima dell'avvento delle protesi acustiche. Ma quanti sono? Se voi andate sui libri e sui mass media, l'altro giorno in televisione ho sentito dire che i sordi sono circa 8 milioni. Guardate che è vero, e non è sbagliato, se non ci mettiamo d'accordo su che cosa vuol dire sordo. Perché se io vado sul Terminillo e scendo, arrivo a metà strada e dico sono sordo, ma non sono sordo. Allora, chi è sordo? E soprattutto, quanti sono i sordi? Sono 3.000, 7.000, 80.000, 50.000? Cioè, non si sa quanti sono. Non si sa quanti sono. Allora, cerchiamo di almeno capire, oppure, non è che lo debba decidere io, ovviamente, ma cercare di capire quanti sono e chi sono. Allora, come si può definire questa cosa? Se voi andate sui libri di audiologia, c'è una classificazione perfetta. Dal punto di vista quantitativo, le classificazioni sono esattissime. Da 70 a 90 grave,
da 90 in su, profonda. Però su tutti i libri di audiologia, su tutti i trattati di pedagogia, i sordi gravi vengono messi insieme ai sordi profondi. Questo significa che sarebbe come mettere insieme gli ipovedenti con i ciechi. È chiaro che, come diceva sempre Don Milano, non si può dare parti uguali a persone diverse. E allora noi dobbiamo vedere quanti sono questi soggetti che, nonostante la protesi acustica, non riescono a discriminare, non riescono a udire, non riescono a parlare al telefono, che poi questo è grossolana come distinzione, ma per capirsi. Ecco, i sordi veri, quelli che nascono sordi, profondi, e che la protesi non gli consente, cioè l'amplificazione, non consente loro di udire, di discriminare, e quindi, per capirci, di fare a meno della lettura labiale, sono circa lo 0,4 per mille. Sono pochissimi. In Toscana ne nascono circa 15 l'anno. In provincia di Firenze 2-3 all'anno. E ne sono certo, perché il mio centro copre tutta la ASL della provincia di Firenze e non ne ho mai più di 2-3 all'anno. In Italia ne nascono circa 200-220 l'anno, il che significa che in questo momento nelle scuole elementari italiane ci sono 220 sordi profondi. Perché qui, quando si sente parlare di sordi, sembra... ci immaginiamo un popolo, una moltitudine di sordi. Questi sono i numeri. In Italia sordi profondi, nati sordi, anche questo è un altro problema su cui bisogna discutere, nati sordi, sono circa 23.000. Uno ogni 15-20 km quadrati. Sono numeri che ci fanno riflettere quando si parla di minoranza sorda, quando si parla di popolo, quando si parla di queste cose. Perché dico questi? Perché con la protesi acustica tutti i sordi medio gravi, cioè quello 0,6% che porta all'1 per mille che si trova su tutti i libri di audiologia, sono sordi medio gravi che con le protesi acustiche e la riabilitazione riescono a compensare, cioè riescono a diventare udenti. Certo, prendete le cose con grano, non è che non abbiano dei problemi o qualche problema, però non c'è sordus ad indemutus, è riservato ai sordi che hanno una perdita uditiva superiore ai 90 decimi, che sono circa 23.000 e che costituiscono i veri sordi, nati sordi. Perché voi vedete, anche questo, a volte in televisione noi vediamo dei sordi di 50, 60, 70 anni che non portano le protesi e parlano benissimo. Sono sicuramente sordi profondi, ma sono diventati sordi profondi. Tanto per non far nome, era una persona pubblica, l'ex presidente dell'ENSI, Ida Collo, è diventata sorda a 8-9 anni. Io non dico che questi soggetti non abbiano problemi, ne guardo bene, probabilmente ne hanno di più di uno che è nato sordo, mica il volto con cui percorrere, ma è un'altra storia rispetto all'apprendimento della vita. È un'altra storia. Non c'entra niente, perché una cosa è se uno diventa sordo quando è in magazzino. Una cosa è se diventa sordo prima
però la legge dice che sono prelinguali i bambini che diventano sordi entro i 12 anni. La dottoressa Pinetti potrebbe meglio di me sapere, illustrarvi che un bambino a 3 anni ha già una competenza linguistica più che adeguata. Allora, questo abbiamo intanto detto: chi sono i sordi e quanti sono. Ed è su questo che noi dobbiamo confrontarci. E dobbiamo dire anche che prima degli anni 60, prima dell'avvento della protesi acustica, nessun sordo profondo, nato sordo, ha mai acquisito la competenza linguistica. Perché anche qui bisogna trovarsi d'accordo su che cosa vuol dire parlare. Parlare non vuol dire usare delle parole. Parlare vuol dire avere competenza linguistica, quella che Chomsky definisce la capacità di creare, di comprendersi ed esprimersi attraverso frasi mai sentite, mai insegnate. Nessun sordo profondo, ve lo assicuro, perché io sono stato 12 anni, ho vissuto 12 anni, ragazzo fra i ragazzi, insieme ai sordi. E vi posso assicurare che anche allora c'erano i ragazzi che parlavano, ma erano quelli che venivano chiamati sordastri. Allora io vorrei che su questi due o tre cose che io ho detto, e che dovrebbero rivoluzionare, secondo me, gli aspetti organizzativi, formativi, gli aspetti culturali, di tutta la situazione, l'approccio che c'è nei confronti di queste persone, che sono veramente poche. Ma questo non significa assolutamente affermare che questi pochi non devono essere presi in considerazione. E io vi posso assicurare che prima degli anni 60 nessun sordo profondo, nato sordo, ha mai imparato, è diventato, anche se oggi si dice, si parla di Desloge, si parla di Leclerc, si parla, sono tutti sordi diventati sordi. Se qualcuno non è convinto di questo, prenda qualche extracomunitario che arriva in Italia non protesizzato e lo faccia diventare competente linguisticamente. È impossibile. Questo non significa che non possa diventare competente verbalmente, perché la competenza verbale è una cosa, la competenza linguistica è un'altra. Io posso essere competente verbale, cioè avere un sufficiente numero di vocaboli, di frasi, magari stereotipate, che però mi consentono di vivere e di comunicare con tutti, insieme a tutti. Perché il benessere poi che cosa consiste? Consiste nell'essere liberi in qualunque situazione, e questo è dato dalla conoscenza della lingua. Ora, questi soggetti nati sordi, lo dico molto conciso perché il signor Ministro deve andare via, casomai ricominciamo. Questi soggetti nati sordi, sordi profondi, che prima non potevano che essere muti, nel senso che potevano acquisire, potevano apprendere un numero adeguato di parole, ma non avere la competenza linguistica. Questi soggetti qui, dopo l'avvento della protesi acustica, possono o non possono apprendere la lingua? Possono o non possono, attraverso un percorso non faticoso, stressante, snervante, come si dice, ma attraverso un percorso naturale, gioioso, in un clima di benessere, in una situazione dialogica con la famiglia,
nell'affetto familiare. È certo, sicuro, su questo non c'è dubbio. Il sordo profondo, educato, diagnosticato, educato con la protesi e o con l'impianto cocleare, questa è una discussione che dovremmo approfondire. Ma comunque è certo che raggiunge una competenza linguistica adeguata in tempi magari ritardati, ma in modo assolutamente uguale per il rispetto delle sequenze di apprendimento. Ormai in Italia abbiamo tantissimi soggetti sordi profondi che dimostrano questa possibilità. Tantissimi. Abbiamo ancora però, signor Ministro, tanti bambini sordi profondi che non hanno questa possibilità. Ma di questo dovremmo farcene tutti una colpa, a livello di operatori, a livello di associazioni, a livello politico, anche se io paradossalmente, signor Ministro, in genere giustifico sempre i politici in questo particolare aspetto, perché se ha un politico che non può essere a conoscenza di tutto, gli vengono messi sul tavolo 10.000 proposte di 10.000 associazioni diverse, già hanno poco voglia di fare. La possibilità di non fare. Ecco, io direi che sicurissimamente è dimostrato, anche se devo dire che è dimostrato nella pratica, in quanto purtroppo non c'è un protocollo teorico alle spalle, che il bambino sordo profondo, quello vero, quello nato sordo, può apprendere la lingua di tutti e utilizzare tranquillamente la vita di tutti e attraverso la tecnologia sociale che oggi esiste avere una vita di relazione adeguata alle sue necessità e ai suoi bisogni e quindi vivere libero insieme a tutti, con tutti. Cosa dovremmo fare? Dovremmo, se questo è vero, e questo si può verificare, dovremmo essere come minimo tutti d'accordo nel far sì che quello che è possibile per alcuni sia possibile per tutti. Dovremmo far sì che se c'è un bambino sordo, profondo, che non ha turbe associate, perché allora la sordità passa in secondo piano, se arriva in prima e seconda elementare che non ha competenza linguistica, qualcuno deve assumersi le sue responsabilità. Non possiamo continuare a dire che qualcuno va bene e qualcuno va male. Dobbiamo, i ministeri dovrebbero, a mio avviso, contribuire alla stesura di un protocollo che possa consentire a tutti di raggiungere un'adeguata competenza linguistica e che tutti, avendo la competenza linguistica, possano tranquillamente leggere i sottotitoli, con l'impianto cocleare possono parzialmente udire e sentire, anche se qui magari dopo ne riparleremo, ma sicuramente possono vivere insieme a tutti, nelle loro famiglie, nella loro scuola, nella loro società. Cioè possiamo arrivare alla vera, totale inclusione della persona sorda nella società di tutti, in quanto essere umano come tutti noi, come gli studenti. Faccio una cosa, dico solo una.
dovrebbe essere palese questa cosa, dovremmo essere tutti d'accordo. Finisco subito. E invece no, perché negli ultimi 10-15 anni si è affacciata una posizione culturale che afferma che la sordità non è un deficit, ma è uno status, e che il sordo non è una persona con un deficit, ma è una persona normale in quanto sorda. È una persona che ha una sua lingua, una sua cultura, che fa parte di una società, che fa parte di una minoranza linguistica, insomma, che è altro rispetto all'udente. Quindi, quando lei vede la lingua dei segni, nessuno è contrario alla lingua dei segni. Io non sono contrario alla lingua dei segni. Il problema non è lingua dei segni sì, lingua dei segni no. Il problema è se quella persona è sordo con la S minuscola o sordo con la S maiuscola. Scusate. La parola al ministro, mi approfitto solo, se può venire Maurizio Turco, che è uno dei relatori, si accomoda più la presenza. Prego, ministro. Grazie. Grazie per l'invito. Emma Bonino ha detto per quale ragione andava via, io non ho, avrei degli scatoloni da preparare, ma non ho ancora cominciato, e però devo essere al nord per un incontro con un'organizzazione sociosanitaria e siamo sempre in tema, perché quella è un'organizzazione che fa riabilitazione codice 75, quindi insomma, in qualche modo siamo molto in tema. Grazie, dicevo, per l'invito. È abbastanza difficile resistere al pressing garbato ma inesorabile di Maria Antonietta Farina Coscioni. Poi ho visto il programma e, vedendo che c'erano persone impegnate in politica, Maria Antonietta, Paola Binetti, io ho avuto l'opportunità di vedere sul campo come persone presenti in Parlamento sempre, poi con tutto quello che evidentemente sostenevano poteva essere tra loro o con altri condiviso, ma io ho verificato, ecco, in questi tempi così di generalizzazione antipolitica spicciola e importante, ho verificato che ci sono persone che fanno davvero il loro mestiere. Poi ho voluto ascoltare il professor Gitti perché sapevo che avrebbe detto delle cose per me interessanti, perché spesso appunto c'è una sordità delle politiche e delle istituzioni, non solo legata alla circostanza che i mondi vitali sono qualche volta legata proprio al fatto che si dà attenzione sufficiente a ciò che ha bisogno, quindi ha un limite delle istituzioni della politica. Sto pensando a quello che abbiamo provato a fare, no? Noi abbiamo in piedi un tavolo sulle ipoacusie, uno dei componenti è il professor Aslan, che però mi pare era dai tre relatori ma che non sia presente, come Società Italiana di Audiologia. Questo tavolo è importante, però dobbiamo anche sapere che il Piano Nazionale di Prevenzione, pur prorogato, nella misura in cui prevede per questo segmento di disabilità, ed è importante questo fatto di andare verso degli indicatori, no? È anche dal punto di vista culturale molto, molto interessante, ecco, dà la misura anche di un percorso fatto anche molto raffinato, no? Perché parte degli stati generali, ma gli indicatori, no, per l'invisibilità è veramente una frontiera importante. Ma dicevo che noi abbiamo immaginato che in realtà rispetto alle linee guida sulla riabilitazione per
utenti e per i soldi, abbiamo poi dato priorità a qualcos'altro, cioè degli screening neonatali uditivi da inserire nei LEA, poi però non siamo riusciti a inserirli nei LEA, la decina dei LEA è ancora in itinere, credo che sarà una, cioè fino a due settimane fa dicevo più facilmente sarà uno dei banchi di prova della prossima legislatura, del prossimo governo, adesso c'è una condizione tale per cui non lo dico più con la stessa tranquillità, però certamente questo lo è, no? Perché noi abbiamo fatto una scelta che è quella di dare alcune priorità, cioè, in questo scorcio proprio di mandato ministeriale, di riuscire comunque a far uscire dai ministeri la proposta di LEA, ecco, perché per ora è ancora, sia pure ben nota, rischia di fare la fine dei LEA del 2008, insomma, no? Ben nota del 2008. E anche sulla discussione, no? che c'è tra i sostenitori di un approccio più chirurgico, di un approccio più neuropsichiatrico, poi dopo di me probabilmente parlerà Paola Binetti, qui so posso arguire quale sia l'approccio preferibile. Io credo che su questo, ma con Paola ne abbiamo parlato anche ad altri livelli per quanto riguarda l'autismo, io credo che l'approccio debba essere più di un ETET che di un out-out, no? Se ne parlava proprio qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea a Dublino, perché ormai la sanità è giustamente anche sovranazionale sempre di più, e noi come Italia abbiamo sostenuto proprio questa necessità di un approccio più comprensivo, no? E anche per quanto riguarda la situazione specifica che ha delle evidenti assonanze con quell'altra questione che era l'ordine del giorno a Dublino, di una diagnosi precoce, no? Perché questa poi è evidentemente la vera frontiera. Quindi senza diagnosi precoce probabilmente non c'è riabilitazione, e che deve però tenere conto delle domande che il professor Zitti ha fatto, no? Prima gli chiedevo la spiegazione del titolo del libro, lo ringrazio, magari se in questi minuti mi scarabocchia qualcosa, mi fa anche una cortesia, sordo o sordo, no? Effettivamente è proprio così. Allora ecco che la prospettiva, tanto per lasciare un legato a chi verrà dopo di noi, sperando che venga qualcuno in fretta, è proprio quella di riuscire a mettere insieme il meglio della riflessione della comunità sanitaria, scientifica, e insomma, chiedo poi agli organizzatori di ragguagliarmi, io dopo, quando ho smesso, dovrò scappare via perché il tempo è proprio finito, ma ci tenevo ad ascoltare prima che a parlare, perché altrimenti poi sapevo che sarei stato più disattento. Quindi team multidisciplinari per la riabilitazione uditiva, presso centri di riferimento, cioè tutte le cose che stanno scritte nei libri, che sono dette nei convegni, e che poco per volta diventano stratificazioni, no? Che poi magari a distanza di anni avremo i risultati, ma intanto creiamo le premesse. Come pure appunto, importante credo questo protocollo di base, che poi è all'origine, ecco, dell'approccio anche di Aichel, no? Quindi insomma non dico niente di nuovo, così pure del coinvolgimento associativo che in sanità è ineludibile. Potrei, se avessi tempo, dirvi le cose che ha fatto il governo Monti, no? Riprendere il fondo politica sociale, il fondo autosufficienza, cioè cose importanti fatte soprattutto in un momento non facile, però non è questo il senso della presenza. Il senso della presenza è proprio quello di dire, ecco, proprio in queste settimane, in queste prospettive così non facili che si presentano nel nostro paese, ecco, riuscire a coniugare, ecco, un di più di razionalità, che significa innanzitutto mettere le questioni come stanno sul tavolo, e un di più di, vabbè, io dico fede, può essere impegno, può essere speranza, no? Un di più di coinvolgimento, ma io credo che sia la premessa proprio per riuscire ad avere
nonostante la temperie non facile, una qualche speranza in più. Io rinnovo allora il ringraziamento per l'invito, sia pure nella difficoltà, ecco, di riuscire a contemperare le varie cose. Chiedo agli organizzatori, agli Antonietti, eccetera, ecco, di tenermi informato su quello che succede dopo. Chiedo scusa a Paola che non potrò ascoltarla, e anche a Maurizio e anche ad altri, evidentemente, però ecco, per quanto, secondo la battuta di Emma Bonino, ecco, per quanto sarà possibile essere a disposizione della fragilità, della disabilità, nelle diverse sfumature, beh, insomma, questo è un impegno che è cessato il mandato ministeriale, non per questo cessa come impegno. Ti ringrazio. Grazie Ministro Balduzzi. Bene, per rispettare la tabella di marcia che ci avevamo dato, questa prima fase del convegno che si esaurirà fra circa 40-45 minuti, prevede adesso gli interventi dell'onorevole Paola Binetti e dell'onorevole Maria Antonietta Farina Coscioni. Io darei la parola all'onorevole Binetti, politica di più legislature, ma anche neuropsichiatra infantile, quindi in questa doppia veste di studiosa e di persona che ci amministra, che vorrei contribuisce ad amministrarci, che vorrei stimolare dopo gli interventi che ho appena sentito, e appunto a me la parola. Direttamente riferimento al dibattito che forse tutti sanno, magari non tutti sanno, che ci ha impegnato molto nella commissione quest'anno, e devo dire che eravamo arrivati ad un punto, quello che io chiamo un punto virtuoso del lavoro parlamentare, perché eravamo riusciti ad ottenere dalla presidenza della Camera la possibilità di una, si chiama così in termini un po' tecnico, di logica parlamentare, una legislativa, cioè avremmo potuto in commissione votare il disegno di legge, che è una cosa che snellisce molto il lavoro parlamentare e permette di raggiungere più velocemente e più rapidamente un obiettivo. È vero quello che diceva Emma prima, che abbiamo lavorato indipendentemente dal colore politico e abbiamo fatto in maniera molto convinta nella ricerca di soluzioni che andavano proprio nella logica di dare ai genitori, di riconoscere ai genitori quel diritto alla scelta per i propri figli di un metodo piuttosto che di un altro, in modo anche da, come dire, creare un diritto di cittadinanza per opzioni diverse dal punto di vista della presa in carico dei propri figli. Non è stato possibile perché nella dialettica tra, come potremmo dire, ragazzi che seguivano una forma di apprendimento attraverso il linguaggio di segno, attraverso il, e quelli che in qualche modo entravano in questo percorso che è stato così bene sintetizzato con un soggetto attraverso gli interventi, che sono interventi anche di protesi, interventi di tipo impianto creare, eccetera, ci siamo trovati una contrapposizione presente sul territorio molto più forte, molto più vivace di quanto non avrebbe mai potuto essere la contrapposizione parlamentare, diciamo, destra-sinistra, laici, cattolici, non lo so, mettetela come vogliate, ma noi eravamo, come dire, molto più aperti nella nostra complessità a un dialogo che trovasse soluzioni positive in termini di anche, come dire, presa in carico, di rispetto proprio, perché vi devo dire che c'è stato da parte di tutti un rispetto enorme per quella che era una proposta che indubbiamente nessuno si nascondeva, che diceva da un disagio, da un disagio profondo, molte volte per quello che ci riguardava nel caso specifico, era il disagio delle famiglie rispetto ai problemi del conflitto. Non è stato fatto. E questo ci dispiace molto perché uno dei punti forti del disegno di legge proposto, anche
potremmo valutare insieme, evidentemente una cosa di questo genere non la fa la politica, a prescindere da quella che è la richiesta della società civile, la può fare la politica soltanto in una relazione ponte, di intesa, di dialogo, di comunicazione con le diverse opzioni presenti con la società civile. Vedremo se questa legislatura, fatta la sua peculiarità di così come si prende, si potrà ripresentare. Ma dicevo, uno dei punti forti della legge era esattamente quello che vi sintetizzo in questo momento. Diagnosi precoce ottenuta attraverso uno screening obbligatorio per tutti i bambini. Quello che si è, qual è l'analisi? Insomma, forse anche in questo avete seguito un altro punto molto importante nel dibattito che c'è stato a livello parlamentare quest'anno, che era il dibattito sui punti nascita, sulla necessità di garantire nei punti nascita il massimo delle competenze possibili e quindi di supportare i punti nascita, soprattutto lì dove era possibile avere una terapia intensiva neonatale. Nel caso dei bambini al momento della nascita sono presentati per problemi tributari, ma anche soprattutto nel caso di garantire a questi bambini quella diagnosi per quelle che sono le prospettive che la scienza in questo momento mette nelle nostre mani, che sono evidentemente prospettive parziali, ma che sono prospettive di espansione, prospettive di progress. Quindi l'idea era: nessun bambino esce dalla clinica in cui è nato senza che sia stato fatto questa sorta di screening, perché soltanto a screening di fatto noi possiamo avere quelli che si chiamano dei positivi. Nessuno si nasconde che ci sono dei falsi positivi e dei falsi negativi, però diciamo in quel momento si potrebbero potuti identificare ragazzi che presentano bambini, in questo caso neonati, che presentavano dei problemi, da avviare poi a centri specialistici che potrebbero essere di natura regionale o comunque centri specialistici presenti ovviamente. Mentre i punti nascita erano uno, ognuno lì dove nasce un bambino, e quindi lì l'ho portato il test dello screening, e qui c'era stato un tempo, un aspetto diagnostico più accurato, più preciso, più approfondito, in luoghi che sono, diciamo, caratterizzati da un livello di competenza maggiore. Questo perché non c'è dubbio che se noi non siamo ancora capaci di fare della prevenzione, questo non ti permette di fare della prevenzione, ti permette però di prendere atto il più precocemente possibile del disagio, del disturbo che il bambino presenta, e quindi di intervenire nel miglior modo possibile, proprio a fronte di una diagnosi accurata, nel modo più adeguato al bambino. Sarà una protesi, sarà un impianto, sarà un intervento di un certo tipo, ci sarà un approccio fatto inizialmente attraverso un processo di formazione della madre, perché non c'è dubbio che ogni processo di logopedia deve coinvolgere in modo il contesto familiare, l'interlocutore principale nel processo di logopedia in cui il bambino è molto piccolo sono proprio i genitori, perché nel modo con cui si pongono al bambino, nel modo con cui gli parlano, nel modo con cui reagiscono, questo è fondamentale. Questo era il primo punto della legge, ci sembrava un punto bellissimo, insisto. Ogni bambino sarebbe stato sottoposto a uno screening, dovunque fosse nato. Sapete, adesso il ministro è in teoria, ma uno dei temi che noi abbiamo dibattuto maggiormente è che in Italia non abbiamo un sistema sanitario nazionale. Abbiamo 20 sistemi, 20 o 22 se volete considerare le province a regime speciale, abbiamo 22 sistemi sanitari regionali. Per cui per un bambino è molto differente nascere in Lazio o nascere in Calabria, nascere in Toscana o nascere in Lombardia, nascere in Piemonte o nascere in Basilicata. Non è più possibile. Noi siamo un paese che coltiva la dimensione unitaria del nostro essere paese, che considera, la dignità dell'essere, lasciatemi dire così, italiano, senza voler fare niente di ritorno, niente di ancoroso. Poi quando l'articolo della Costituzione, l'articolo 32, comma 1, dice che la salute è un diritto, ed è un diritto e lo Stato assicura cure gratuite agli indigenti. Noi non ci troviamo in un paese che considera la salute un bene. Noi consideriamo la salute un diritto, e non diciamo che questo diritto può essere lucrato più facilmente se nasco al nord o se nasco al sud. La Costituzione è italiana, non è una Costituzione regionale. Quindi noi ci sembrava di aver fatto una buona cosa imponendo a tutti questa possibilità, perché laddove c'è la caratteristica, chiamiamola così,
così, di obbligatorietà offerta, proposta o imposta, se volete, alla famiglia, c'è il rispetto di un diritto di un bambino che in quel momento a volte non è in grado chiaramente di esigere il rispetto per la sua salute. Diciamo che il 95% dei casi i genitori sono davvero i più importanti sostenitori del suo diritto alla salute. Ma nell'ipotesi in cui ci possa essere un 5% dei casi, un 2% dei casi, un 1% dei casi in cui i genitori possono essere distratti o incapaci di recepire davvero questo diritto, è giusto che la legge intervenga a tutelarlo, perché se interviene precocemente, potrei dirvi una cosa che può sembrare una stupidaggine, ma se interviene precocemente costa anche di meno allo Stato. Ma non è il costo economico quello che a noi ci interessa, a noi ci interessa il costo sociale, ci interessa il disagio che un ragazzo sperimenta, ci interessa quelle esperienze di socializzazione che ovviamente il bambino solo fa molta più fatica a fare, per la semplice ragione che la cosa che ognuno di noi deve in qualche modo, io vi direi, valorizzare. Prima Emma nel suo intervento diceva: finché uno non fa esperienza nella propria casa di una persona, come dire, totalmente dipendente, non capisce di che cosa si parla. Beh, io credo che tutti noi facciamo esperienza di un adulto che a un certo punto smette di sentire, per una serie di ragioni, perché è legato anche al processo di invecchiamento. Non è la stessa cosa, attenzione, molto diverso dal senso del bambino. Però ne recepiamo il disagio, recepiamo la fatica di ascoltare la televisione. Raccontavo prima un'amica che una mia amica mi diceva: no, guarda, io il telegiornale, il primo, non lo voglio vedere, io vedo sempre il secondo telegiornale. E io pensavo che avesse un problema con Menzolini piuttosto che così. Ma non era vero, non era una scelta ideologica, una scelta politica, ma era semplicemente il fatto che il secondo nel TG2 sotto scorrono i titoli e quindi è più facile rendersi conto di che cosa sta succedendo. Poi dico: ma il TG2, il TG1, il TG3, per rimanere nell'ambito di questo, cosa costa fa scorrere sistematicamente e costantemente i titoli? Oppure tutti noi percepiamo che cosa significa avvicinarsi a una persona che non sente. Tutto questo applicato a un bambino è infinitamente più grosso, infinitamente più complesso. La competenza linguistica, prima c'era a 3 anni, noi consideriamo gli organizzatori della condotta del bambino e quindi in qualche modo quei punti chiave in cui il bambino mostra di aver raggiunto una sua, chiamiamola così, maturità psicologica a 3 anni, perché il bambino dice io, quindi afferma attraverso la parola la sua dimensione identitaria, perché dice mio e quindi afferma la consapevolezza, poi dice mio e non è vero che è suo, dice mio ed è mio tutto quello che gli piace, tutto quello che vuole, deve ancora distinguere veramente tra ciò che è suo e ciò che non è veramente suo, però ha imparato che c'è una relazione di possesso che in qualche modo garantisce un suo dominio sulle cose. E poi c'è il terzo organizzatore linguistico del bambino piccolo, è no. Il no del bambino è un principio di opposizione che tutti quanti ruotano intorno a un principio di identità e noi prendiamo coscienza di come stia maturando nel bambino, come dire, il nucleo anche profondo del suo essere, proprio attraverso questi che sono gli indicatori linguistici. Non è che il bambino maturi attraverso gli indicatori linguistici, attenzione, siamo noi che ci rendiamo conto della sua maturazione attraverso quegli indicatori linguistici. Il che in qualche modo significa che noi non riusciremo a capire che cosa sta succedendo fino in fondo nella testa, nel cuore, nella volontà, nell'identità di quel soggetto se ci mancano, come dire, questi parametri identificatori. Quindi capite come noi abbiamo bisogno non solo che lui li pronunci e li dica, abbiamo bisogno che di percepire, che abbiamo bisogno di percepire noi in una relazione, come dire, duale, ma abbiamo bisogno che si percepiscano nel contesto. Adesso, fino a un po' di tempo fa, il bambino andava alla scuola materna a 3 anni, no? Perché si considerava che i 3 anni fossero non solo il momento dell'autonomia dal cosiddetto pannolone, tutti i bambini avevano raggiunto una sorta di controllo degli sfinteri, ma lo si considerava il momento in cui questo nucleo identitario del bambino stava prendendo forma, prendeva consistenza e si proponeva nella dinamica relazionale. Oggi i bambini vanno a scuola al nido prima, eccetera, eccetera.
ma abbiamo bisogno di questa integrazione verbale e abbiamo bisogno che questa integrazione verbale maturi il più precocemente possibile, perché ci sono anche dei fenomeni, abbiamo visto in questi giorni, di fenomeni di bullismo che hanno anche delle connotazioni di crudeltà davanti all'handicap percepito del bambino come un'area di fragilità, e che quindi invece di stimolare il senso della solidarietà e quel sentimento profondamente umano dell'altruismo, servono invece a stimolare quel senso, come dire, della prepotenza che impone all'altro, proprio a partire dalla sua fragilità, la mia volontà. Noi dobbiamo mettere i bambini in condizioni, non dobbiamo esporre a questo rischio, perché insisto, la solidarietà è un sentimento profondamente umano, la competitività è anche lei un sentimento profondamente umano, ma disgraziatamente c'è anche l'aggressività che entra in questa complessa gamma dei sentimenti umani, che sono quelli per così dire che hanno fatto poi da educare. Ma noi dobbiamo mettere i bambini in condizioni di poter esprimere, poter anche dire che cosa sente, come lo sente, perché lo sente. Pensate poi alle prime esperienze dell'apprendimento scolastico dei bambini. Non c'è soltanto la fase iniziale, chiamiamola così, dell'addestramento tecnico allo scrivere, dell'addestramento tecnico al copiare. C'è la capacità, c'è la comprensione, e nella comprensione dell'oggetto non c'è una comprensione meramente descrittiva di ciò che l'oggetto è, c'è la comprensione finalizzata di quell'oggetto, del perché di quell'oggetto, del senso di quell'oggetto. Ed è questo quello che poi mobilita nel bambino la capacità poi che sono io, di scrivere i suoi pensieri e probabilmente di comporre i suoi primi componimenti. Tutta questa competenza linguistica è proprio la rete delle relazioni, in cui sostanza la sua identità, la sua capacità di comunicazione, la sua capacità di integrazione. Mi raccontava poco tempo fa una mamma come considerava, a parte che questo vale anche per tutti i ragazzi, non vale solo per i bambini, diciamo, solo, vale per tutti i ragazzi, tutti, non vale solo per i bambini con disabilità uditiva, ma vale per tutti i ragazzi, come in un certo senso, in un contesto relazionale meno disponibile alla pazienza dell'ascolto e meno, come dire, capace di modulare i propri ritmi, ponendosi, come dire, in una relazione empatica, efficace con questo bambino, cosa faceva? Faceva quello che fanno ora molti altri bambini. Considerava lo strumento informatico, il computer, l'iPad, tutto quello che voi volete, che gli rimandano un codice visivo, immediato, diretto, li considerava questa sorta di social network come un sufficiente strumento alternativo a quella che era la difficoltà relazionale. Allora, se è vero che dal codice visivo, come quello che stiamo facendo noi in questo momento, si può ricavare un supporto enorme, piccola parentesi, io appartengo alla generazione delle persone che le lingue le sanno, e insomma, ma non so che sono proprio così padroni. Per cui se io vado a una conferenza, che è una lingua, facciamo un esempio in inglese, e ascolto quello che mi dicono, ma contemporaneamente leggo quello che dicono le slide, la mia capacità di comprensione è indubbiamente di gran lunga maggiore. E questo mi aiuta a capire perché mettere insieme il codice uditivo e il codice visivo potenzia la capacità di apprendimento. Quindi ben vengano tutti gli strumenti tecnologici, dovunque. Anche la fermata dell'autobus adesso, perlomeno qui in centro, ti dicono mancano 3 fermate. C'è un codice visivo che ti dà la dimensione dell'attesa. Cioè, se noi ragionassimo strutturalmente, mettendoci nei panni del disagio sociale della persona uditivamente disabile, noi utilizzeremo una tecnologia friendly. Ma per tutto questo però, dove noi dobbiamo cercare l'aiuto maggiore? Nel senso della autostima, nel senso della sicurezza, in quel senso della self-efficacy che costituisce, proprio un noto psicologo sociale americano, si chiama Bandura, che ha costruito tutto il suo modello di psicologia sociale sul senso del self-efficacy, va a cogliere questo nucleo profondo. E questo è quello che noi dobbiamo costruire nei bambini. Ecco perché non possono diventare i bambini, come dire,
teatro di scontri ideologici sulle metodologie. A che cosa mi serve che un bambino in quella classe possa dialogare con i suoi compagni perché tutti i suoi compagni hanno appreso il linguaggio dei segni? Ma poi è come se lui fosse un migrante continuo, perché quando esce da quella classe non c'è, come dire, né posso pretendere che un intero paese apprenda il linguaggio dei segni. Però se poi in quel contesto, in quella famiglia, questo è un aiuto, ma ben venga anche quello, ma non esaurisce l'orizzonte delle difficoltà con cui può misurarsi, e quindi io devo essere più generosa nei suoi confronti, nel senso di offrirgli competenze che lui si possa giocare molto di più. Sono quelle che noi chiamiamo le life skills, no? Cioè quelle competenze che ti servono, come dire, per affrontare la tua vita. Molto spesso queste life skills sono anche delle soft skills, sono sottili, sono, vuol dire, a volte impercepibili, ma fanno la guerra. Ecco perché, guardate, noi tutti, ma Valentinetto lo confermerà, siamo stati veramente dispiaciuti di non aver potuto attivare nella nostra legislativa quel disegno di legge, che era rispettoso, guardate, era rispettoso dei genitori che avessero voluto per i propri figli utilizzare un codice diverso, ma che era sostanzialmente dalla parte di cavalcare la nuova, perché le nuove tecnologie come tecnologie friendly. Noi diciamo che ci vogliono come ci sono le mediche agli humanities, ci sono le tecnologiche agli humanities, cioè ci sono delle tecnologie che sono veramente a misura d'uomo, che tu le calzi come se fosse un guanto. Questa è la nostra prospettiva. Io mi auguro davvero nella prossima legislatura di poter riprendere questo dibattito con estremo rispetto per tutti, con grande spirito di collaborazione tra tutti noi, e nella logica di chi fa sintesi tra un sapere umanistico, un sapere tecnologico, un sapere scientifico e anche una consapevolezza sociale di quello che fa la differenza del benessere percepito da parte di tutti noi. Grazie.